Ragazze mie, buongiorno, 20 ottobre. Ragazze, mi chiedete sempre dove ho comprato questo calendario. Allora, questo l'ho comprato in tutti quei negozi, può darsi che lo trovate pure dai cinesi, in tutti quei negozi che hanno appunto le cose sciabiche, che hanno i candelabri, che hanno le lanterne. Secondo me forse anche dai cinesi potete trovarlo, quindi non è che vi posso dire il nome del negozio, è un negozio di Palermo, non è che non è una catena, ecco, se fosse stato un Maison du Monde, ma è un negozio, un negozietto appunto di Palermo. Vi ripeto, cercatelo in tutti i negozi di oggettistica per la casa, soprattutto i negozi, quelli che hanno gli articoli sciabbi. Allora ragazze, per quanto riguarda il mare, la vista sempre spettacolare, sempre mare bellissimo. Guardate che bello. Guardate il mio basilico. Guardate il mio basilico. Qua ci sarebbe da fare un sacco di pulizia, ragazze. Insomma, togliere un po' di cose. Guardate che è fatta bella questa pianta. È di una carnosità bellissima. Allora, ragazze, oggi ho un po' di argomenti di cui parlare. Prima di tutto, volevo rispondere a una signora che ieri mi ha scritto riguardo il pesce che aveva portato mio marito, che se lei avesse un marito così che porta sempre questo pesce che puzza, lo butterebbe fuori di casa. Signora mia cara, mio marito ha sempre comprato pesce freschissimo, sempre. Ora addirittura, da quando abitiamo in questo paesino di mare che è Capaci, lo compra dal pescatore, appena pescato. Quindi, signora, il pesce fresco profuma, profuma di pesce fresco. Io a casa mia non ne ho puzza di pesce perché mio marito compra il pesce sempre freschissimo. È chiaro che cucinando, alla griglia. Io, per esempio, pesce fritto non ne faccio mai, lo faccio o al forno o alla griglia, come ieri. E mi sono fatta le ricciole grigliate. Quindi è chiaro che si fa un po' di fumo, però, come vede, io ho sempre le imposte aperte, sempre le imposte aperte, qua dal lato della cucina, in bagno, in cameretta, sempre tutto aperto. Intanto qua già è tutto aperto pure perché ho finito, ho passato il mocio, ho steso una caterva di cose, ma come vedete, ho sempre le imposte aperte e poi ho anche dei deodoranti che spruzzo se c'è bisogno. Ma comunque le ripeto, mio marito porta pesce fresco che profuma di pesce buono. Ok, detto questo, vi volevo dire che vi ho caricato un video che mi avete chiesto voi, What in a day, in one day, cioè che cosa mangio in un giorno. Ve l'ho caricato, quindi lo trovate su YouTube. È un video breve, saranno 7-8 minuti e vi spiega appunto che cosa mangio in un giorno, però ora che sono a dieta, perché purtroppo devo stare a dieta perché quest'estate ho mangiato un po' di più, nel senso che vi posso dire, qualche pizza in più, un po' di gelato, perché io sono ghiotta di gelato e ho preso qualche chilo. Quindi ora, diciamo, tra la palestra e tra questa alimentazione un pochino più rigida, spero di appunto di rimettermi un pochino in sesto. E quindi vi ho caricato che cosa mangio in un giorno, dalla colazione, dalla prima colazione fino alla cena e lo spuntino a metà mattinata e la merenda del pomeriggio, quindi vi ho caricato un po' tutto. Quindi,
Il discorso del pesce l'ho detto, vi ho caricato appunto questo video. Io nel frattempo già ho fatto quasi tutte cose, non quasi, ho fatto tutto. Sono le 12 meno 5. A questo punto io vado a farmi una doccia molto veloce e me ne vado in palestra. Come vedete, per ora vado sempre in palestra. Sono arrivata a farmi mezz'ora di tapis roulant, che è molto duro, molto tosto. Considerate poi i 10 minuti di strada per arrivare in palestra, 10 all'andata e 10 al ritorno, e quindi sono ancora minuti in cui cammino. E niente, ragazze, poi che cosa dirvi? Oggi. Allora, ragazze, vi stavo dicendo prima che si interrompesse che ho finito, quindi tutta l'imposta aperta. Ecco, mi è venuto in mente, vi stavo chiedendo, forse nel pomeriggio non esco, sono a casa, e mi veniva in mente di girare appunto qualche video. Voi avete idea di quello che vorreste vedere? Che so, un bel Get Ready With Me, che cosa posso fare? Vabbè, fatemelo sapere eventualmente nei commenti. A questo punto, ragazze, io mi vado appunto a fare una doccia veloce, e mi vado e vado a zompettare un poco in palestra, a zompettare. Mi faccio appunto, vediamo, mezz'ora di tapis roulant, anche se ancora a casa dovrei fare qualche cosina. Per esempio, c'è il balcone che è sporco, lo dovrei fare. Dovrei fare il balcone, vedete che abbiamo tolto il tavolo, però me ne voglio andare in palestra, quindi vediamo domani. Domani al limite faccio una sosta. E ora intanto me ne vado in palestra. È tornata mia figlia da questo viaggetto che si è fatta a Firenze. L'ho sentita poc'anzi. Lei in palestra ci vuole andare, però ci andrà intorno alle 15. Io preferisco andarci ora. E appunto poi mi ritiro, pranzo e mi riposo un pochino. Poi che dirvi, ragazze? Qui ci sono le roselline che ho preso ieri al Lidl. Vedete che sono belle. Allora, diciamo che di solito io gialle non le prendo, ma purtroppo c'era poca scelta perché c'era questo mazzo, poi ce n'erano due o tre di un rosso molto scuro, però la qualità delle rose era un po' già così e così. Diciamo che ancora non c'è molto assortimento al Lidl. Ok, ragazze, allora intanto vi saluto, vi faccio rivedere il panorama spettacolare e ci vediamo tra un po'. Ragazze, arrivare in palestra e sedermi nel salottino che c'è alla reception, perché già arrivo stanca. Mi faccio 10 minuti di strada con il passo bello sostenuto e poi naturalmente dopo le cose che ho fatto a casa, e quindi arrivo stanca e mi sto riposando 2 secondi. Oggi tutti i tapis roulant liberi, alcune volte li trovo occupati, oggi sono tutti liberi. Ora mi scelgo il più bello. Scherzo, sono tutti uguali. Allora, mi vado a posare la borsa nello spogliatoio femminile e cominciamo. Ragazze, quattro chiacchiere e aggiornamento palestra. Allora, dovete sapere che io in palestra c'è l'istruttore, che è una specie di, come dire, Terminator, e poi c'è la compagna dell'istruttore, che è una specie di Terminator al femminile, e questa mi fa lavorare come una pazza. Allora, oggi mi ha fatto fare un esercizio nuovo. Con i pesi da 4 kg, quindi 4 kg per braccio,
Schiena dritta, con questi pesi appunto di 4 kg ciascuno, scendevo dritta fino a dove mi potevo spingere, quindi considerate un po' prima della caviglia. E poi stavo appunto perché si sente tirare il femore, e poi appunto stavo qualche secondo. Vi stavo dicendo appunto che ho fatto questo esercizio e vi devo dire che quando ho finito le 4 serie da mi pare 15 l'una, anche se io a 15 non ci arrivavo, mi fermavo a 10, 11. Ragazze, non mi sentivo più la schiena. Difatti poi sono andata da lei e ho detto: "Scusa Diana, ma questo esercizio a che serve?" Dice: "È femorale e dorsale." Ragazze, il mal di schiena che avevo. Mi sono seduta un attimo in macchina perché è venuto a prendermi mio marito in palestra e dopo 2 minuti non l'avevo più. Comunque, ragazze, è un allenamento veramente tosto. Sarà nell'altra palestra al Green Club o è perché parliamo di 5 anni fa, quindi ero più giovane, avevo 57 anni, oppure l'allenamento era un pochino più soft, ragami, ma qua. Va bene ragazzi, allora vi ricordo che vi ho caricato cosa mangio in un giorno, quindi su YouTube trovate questo, non mi trovate più magrolina in faccia, io mi sembra di sì, quindi trovate questo video su YouTube cosa mangio in un giorno e ora vi sto caricando appunto questo vlog quotidiano, fatemi sapere nei commenti se vorreste vedere qualche video in particolare, perché penso che oggi non uscirò, quindi posso dedicarmi eventualmente a girarvi qualche video. Io vi saluto, ragazze, vi mando un bacio, vi mando tanta positività e vogliatemi sempre bene.